piccolo paese di una qualsiasi provincia, la sagrestia di una chiesa, un separé, una sedia e un inginocchiatoio. Santo. Amen. Amen. Figliola, mi hai fatto correre con tanta urgenza, ma dimmi, che ti è successo? Padre, mi detesto. Figliola, non dire così. Sei anche tu una creatura del Signore e il Signore è una parola buona per tutti. Dimmi, che cosa hai fatto? Che cosa non ho fatto, padre? Che cosa non hai fatto, allora? Che cosa ho fatto, padre? Figliola, l'hai fatto o non l'hai fatto? L'ho fatto. E come se l'ho fatto? E allora dimmi, che cosa hai fatto? È una cosa che non si può dire, padre. Ma ne puoi dirlo, figliola? Come vorrei, come vorrei. Ma puoi, sono qui per questo. Padre, mi vergogno. Se sapesse come, mi vergogno. Non ti devi vergognare, perché il Signore è grande e saprà perdonarmi. Però fa presto, perché di là ci sono gli sposi che sennò altrimenti mi divorziano. Quali sposi, padre? Quelli che stanno di là, in sagrestia. Ah, e si sposano? Sì, se sono sposi, si sposano. C'è ancora qualcuno che ha il coraggio di sposarsi, padre? Ma certo, non ci vedo nulla di grave. Si amano e si sposano. Non ci vede nulla di grave? È il mutuo della casa, le bollette, il condominio, lici, laci, limuli, ciappelli, raccalempals, e poi figli, magari gemelli, pappine, pannolini, e la suocera. Sì, ma te che te ne fotte? Che c'entra tutto questo, figlio? C'entra? Glielo dico io che cosa c'entra. Dove vi? E di là ci sono gli sposi che aspettano. Ho capito. Hai sentito, figliola? Di là ci sono gli sposi che aspettano, perciò andiamo avanti. Vai, vengo subito. Va bene, va bene. Allora, dimmi, che ti è accaduto? Padre, una tragedia. Sì, ho capito, che tragedia? Una tragedia che non si vede nemmeno nei film. Tieni presente, padre, i film della mafia? Quelli dove muoiono tutti, buoni, cattivi, quelli che passano per strada. Sì, ho capito. Ecco, peggio. Peggio cosa? Peggio dei film. Ma che cos'è peggio dei film? Quello che ho fatto, padre. Dove mi? La sposa si è sentita male. E che ci ha la sposa? C'ha un forte giramento alla testa. Falle prendere un po' d'aria. Datele un biscotto. Va bene. Avanti, su, dove eravamo rimasti? Alla tragedia. Che tragedia? Quella mia che è peggio dei film. Ho capito, ma che cos'è peggio dei film? Quello che ho fatto, padre. Dove mi? La sposa. Gli è passato il giramento di testa? Sì, quello gli è passato. Dopo il biscotto c'è passato. Lo sapevo, lo zucchero fa bene. E allora, ma che c'ha? Adesso mo c'ha i cambi allo stomaco. I cambi allo stomaco. Che faccio? Fa una cosa, falla stendere sul banco. Taralli al peperoncino. Avrà fame, il piccante stimola l'appetito. Va bene, vai. Allora, figlio. Dici qualcosa. Sì, ho combinato, padre. Ho combinato un gran bel guaio. Ma qual è questo guaio che hai combinato, figliola? Io solo questo voglio sapere. È facile dire dici, il difficile quando le devi fare le cose. Ho capito, ma le faremo, figliola. Con calma le faremo. Le faremo, le cose. Padre. Che c'è? La sposa! C'è passato i crampi. Sì, i crampi ci sono passati. È vero. È la fame. Lo sapevo. Infatti, dopo che ha finito di mangiarsi i tavelli al peperoncino, si è voluto mangiare pure le lenticchie, che quelle portano pure un poco di fortuna. E mo c'hai vuoto Italia, dove mi? Che è in aeroplano. Dove mi? La sposa c'hai vuoto Italia. Ho capito, ma che cos'è? Dove mi? È qui, è davanti alle signore, non si può dire. Che c'è di strano? Dove mi? Gabriele! Va bene, dove mi? Allora, siamo autorizzate voi. Dopo che la sposa si è mangiata le lenticchie, il vestito si è cominciato a gonfiare da dietro come fosse una mongolfiera. Tant'è vero che noi pensavamo che un bambino si era infilato sotto per giocare. E invece non era un bambino, era la sposa che spogliava sotto. Ho capito, non c'è bisogno che vai oltre. Mi scusi, ma quante lenticchie ha mangiato la sposa? 5 piatti. E per fuori?
forza che tieni vuoti d'aria, poverina! Gabriele, di' alla sposa che il cibo è pure un carburante, ma serve per nutrirsi, non per volare! Ho capito, dove io ce lo dico pure, ma voi mo dovete celebrare, come facciamo? Appunto, io per celebrare devo parlare, e per parlare devo respirare, e per respirare ho bisogno d'aria, hai capito il concetto? Io ho capito, ma mo come lo risolviamo questo problema? Merluzzo al cartoccio con le olive, le farà bene! Hai capito? Lei è l'esperta, va. Allora, figliola, sì. Eravamo rimasti al gran bel guaio che hai combinato. Sì, padre, ha ragione. Io non ho ragione, mi devi dire tu che cosa hai fatto. Ho ragione. Va bene, padre. Dimmi. Io non lo vorrei dire. Ecco. E dici. È che io sento un grande vuoto dentro, padre. Donna mia! Cacce! La sposa! Che altro c'ha la sposa? Dove mi c'ho? La diavea. Allegria! Perfetto! Come perfetto? Sì, è la reazione giusta. Perché il pesce insieme alle olive ha creato una miscela organica che ha fatto liberare... E lo sappiamo! Ho capito, figliolo, non c'è bisogno che vai oltre. Dovemi, ma è un grosso problema. Lo so che è un grosso problema. Perché con quel sotto di vestito che tiene la sposa, non facciamo in tempo a 10 di noi a rivestirla, che subito lo dobbiamo svestire perché c'ha... Certo. E quindi noi per 3 volte ce l'abbiamo fatta. Ma alla 4ª volta già 5 di noi se ne erano scappati, perché quella mica aspetta fino all'ultimo velo. Quando sente che è il momento è tutto un... Ho capito, è tutto come natura vuole. Va bene. Allora adesso che si fa? Quella mossa seduta. Dove? Sull'altare? No, sulla tazza. Almeno là non è pericolosa. E io secondo te dove devo celebrare? Davanti alla tazza o davanti all'altare? Ma voi che volete da me? Un limone. Datele un limone spremuto senza zucchero concentrato ed efficace. Se uno non basta, dategliene 2, 3, 4, insomma fino a quando non passa. Vabbè, eseguo. Allora, figlio, vi stavi dicendo di quel gran bel guaio che hai combinato. Sì, ecco. Padre. Che hai messo qualche cosa da qualche parte. Padre, una cosa orribile che non auguro a nessuno, neppure al mio peggior nemico. Questo ti fa molto onore, figliola. Ma che cosa hai messo? Una cosa che solo gli incoscienti e criminali possono mettere. Oddio, no, oddio santo, non avrai mica messo una bomba? No, padre, magari. A quest'ora non stavo qua. Del veleno nell'acquedotto? No, padre, magari. A quest'ora non stavo qua. Ecco, ma siccome stiamo qua... E non stiamo al film di Jerry Scotti, alla trasmissione che fa lui. E tu questa cosa me la devi dire. Il veleno no, e la bomba no, a meno che non hai messo un'atomica sopra l'asilo. Io non so che cosa pensare. Ecco, padre, è meglio non pensare. Ecco, ma non pensiamo, ma diciamo, figliola, diciamo, se no altrimenti l'unica cosa che so è il bollettino medico della sposa. La sposa, dove mi? Ecco, la sposa. Che c'ha la sposa? Che c'ha la sposa? C'ha un forte senso in gola. Un senso in gola? Che ne so, io dice che c'ha un forte senso in gola. Ma che cos'è sto senso in gola? Fammi capire. Che ne so, quella dice che è come se dei cavalli la tirano per il canarozzo. Quanti limoni gli avete dato? 41. E troppi, per forza che si sente i cavalli in gola. Gabriele, con 41 limoni si sente pure i cavalli in gola. I cammelli, gli elefanti, si sente tutto. Dolemi, ne ho fatto come diceva lei. Ho fatto fino a quando non basti. Un limone niente, due limoni niente, tre limoni niente, quattro limoni niente. Ho capito, non c'è bisogno che arrivi fino a 41. E al 41esimo limone la sposa si è alzata. Poi i cavalli in gola, però si è alzata. Allora? Adesso Infatti, mo, che facciamo? Che dobbiamo fare, mo? Fa una cosa. Coca-Cola! Datele la Coca-Cola. Le farà bene. Dalle la Coca-Cola. È l'unico dottore che abbiamo. Va bene. Allora, figliola, il tempo stringe. La sposa stringe. Cerchiamo di stringere anche noi. Sì, stringiamo, padre, stringiamo. Sì, però facciamo presto. Facciamolo fino a quando sono ancora contemporaneo. Ha ragione, padre, però per me, mi creda, non è facile. Lo so che non è facile, figliola, ma nemmeno per me è facile. È che è mezz'ora che sto chiuso qua dentro, che è mezz'ora che voglio sapere che cosa hai fatto, che è mezz'ora, che l'unica cosa che so è il quadro clinico della sposa. Allora, padre, capita, quando si commettono errori di un certo tipo, è come se ti sentissi crollare il mondo addosso. Un terremoto!
figliola, 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 sta attento a quello che dici, perché il Signore è grande e ti ascolta. Tu devi aver commesso qualcosa di molto grave, figliola. Ve lo stavo dicendo, padre! Donna mia! Che c'è? Avete sentito? Ho sentito! Donna mia! La sposa! Che c'ha la sposa? Io che ne so, donna mia... a un certo punto, mentre stavamo di là, che la sposa stava bevendo la Coca-Cola, ha detto scusate e se n'è andata nell'altra stanza. Cioè, insomma, non si è capito più niente perché se n'è andata via la luce. I cappelli delle signore che volavano, i fogliettini della messa sparsi dappertutto. Poi la sposa, cioè poi la luce è tornata e la sposa ha detto una parola che io non ho capito. Aerofagia! Quella parola là, Ma quanta Coca-Cola ha bevuto questa povera sposa? 28 bottiglie da 2 litri. Troppe, oh santi Dio, ma è stata lei a fare tutto questo? Precisamente. Mamma mia, che per forza, quello con 21 Coca-Cola, quello che mi spegne pure gli incendi nei boschi, Vincenzo. Che facciamo? Dove la portiamo? Quella sta continuando a... No, la dovete fare uscire subito dalla chiesa. Portate l'agrumeto di Don Peppino, metteteci un cerotto, quella è l'unica chiesa che abbiamo. Latte. Dove mi va? Datele il latte, fa molto bene all'aerofagia. Ma ci possiamo dare il latte? Sì, dagli latte, biscotti, panettone, qualsiasi cosa. Basta che si sta ferma, insomma. Se no quella mi spara un sì che... Certo, mi spara un sì che mi fa trovare sopra il rosone. Esattamente, ma quello il latte è un poco pesante però, come... Sai, quello digerisce pure i cammelli, da quando ho capito. E allora ci do il latte, dove mi va? Oh, figliola. Padre... Io ti ringrazio per tutti i consigli che hai dato, ecco. Però io ti prego, voglio sapere che cosa hai messo, che cosa hai fatto. Sì, padre, quello che io ho fatto ieri sera non me lo perdonerò mai. Ma non ti preoccupare, figliola, non sei tu che devi perdonare, ma è qualcuno che sta più in alto di noi. Ah, davvero? Sì, davvero. Besciamella. Come? Besciamella. Figliola, io sarò anche un po' sordo, ma non capisco. La besciamella. E che cos'è? È una salsa, padre, che si fa con la farina stemperata nel burro fuso, diluita con un poco di latte a fuoco lento. Lo so che cos'è la besciamella, nel senso, intendevo che c'entra. E c'entra perché ce l'ho fatta entrare io. E allora? Nel paté d'oca. E allora? No, nel paté d'oca ci va solo la salsa rosa. E allora? E io ho voluto provare con la besciamella. E allora? Un disastro, padre. Che disastro? È un sapore aspro, duro, che non ha nulla a che vedere con la delicatezza del d'oca, ma questo non è niente. E allora? C'era mia suocera. E allora? Mia suocera fa lo chef per un ristorante cinese. È cinese tua moglie? No, perché ne capisce di cucina. E allora? No, padre, se la mena da morire, dice che inventa 10 ricette al mese e che gliele pubblicano pure su Gran Gourmet. E allora? E dice che io non valgo niente, che da quando il figlio si è sposato con me si è dimagrito tanto, povero figliolo, perché io cucino da schifo. E allora? E allora ho voluto inventare anche io una ricetta, padre, ma una di quelle che te le ricordi per tutta la vita, che tutti te le chiedono, che tu non gliela dai neanche se ti impiccano. E allora ho fatto il paté d'oca con la besciamella, però. Figliola. Sì? Tu mi hai fatto venire fino a qua di corsa. Sì. Perché inciampando stavo andando addosso a un bambino. Sì. Mi hai tenuto mezz'ora qua prigioniero. Mi stavi facendo divorziare gli sposi per dire che hai messo la besciamella nel paté. Padre! Ma lei non sa le conseguenze! No, io le so le conseguenze! Io adesso ti do giusto 10 secondi per darti il segno della croce e uscire fuori da questa chiesa! Padre, ma io non mi sono ricordata che mio marito è allergico alla besciamella! Non me ne fotta niente! No, gli sono uscite tutte bolle sulla faccia! Come sopra? E i miei 2 figli, 2 gemelli, hanno incominciato a piangere e urlare perché pensavano che il papà stava diventando Godzilla! Fuori! E mio marito ha cominciato a urlare pure lui! -5! E mia suocera ha detto che solo io potevo mettere la besciamella nel patè! 4! E mia suocera voleva denunciarmi per tentato omicidio! 3! E mio marito ha detto che io ho l'intelligenza dell'oca! 2! E voleva tagliarmi gli alimenti! 1! E voleva levarmi i gemelli! 0! Battina! Padre, sono assolta! Assolta, beata, vergine! Basta che esci da questa chiesa! Che c'è? La sposa! E che c'è la sposa? Andiamo, andiamo! Andiamo!
solita provincia, la solita sagrestia della solita chiesa, il solito separé, la solita sedia e il solito inginocchiatoio, 2 mesi dopo. Del figliolo dello Spirito Santo. Amen. Amen. Figliolo, è la prima volta che vieni qui? Sì, sì padre. E allora, confessati. Chi? Io? E certo, e chi se no? Potevo essere io. Io chi? Io. Ma sento un'altra voce, c'è qualcuno vicino a te? Sì, sì, io. Io chi? Io. Sbaglio o sento una voce di donna? No, padre, non si sbaglia. E non può essere. Che cosa? Che ci sono 2 persone durante la confessione. Perché? Come perché? Questa è la chiesa, mica è la pizzeria. E allora? E allora uno aspetta tra i banchi e l'altra si confessa o viceversa. E poi perché parlate sempre assieme? Siamo gemelli. Beh, cosa vuol dire questo? Mica tutti i gemelli parlano sempre assieme e fanno le cose assieme. Noi sì! E proprio a me mi dovevano capitare, vero no? Ha detto qualcosa? Niente, niente. Comunque, figlioli, qui le confessioni collettive non si fanno. Perché? E perché? Perché questa è una chiesa, non è il coro dell'Antoniano! E non può fare lei l'eccezione? Ma quando mai si è visto che un prete confessa 2 persone alla volta, anche se siete gemelli, a meno che non siete siamesi? Siete siamesi voi? No, padre! Oh, e allora uno aspetta fuori e l'altro si confessa. Non ci riusciamo! E mica dovete fare la traversata dell'oceano! Ci abbiamo provato! Non ci riusciamo! E quindi voi mi volete far credere che fate sempre tutto assieme? Tutto! Tutto, tutto! Tutto, tutto! Anche quando dovete andare in bagno, andate insieme? Insieme, padre! E voi mi vorreste far credere che vi viene lo stimolo nello stesso momento e con la stessa intensità? Sì, padre! E non può essere. È la verità! La verità? E come fate? Ci sono 2 tazze nel bagno! E beh, questo cosa vuol dire? Quando è il momento... 1, 2, 3, giù i pantaloni! 1, 2, 3, giù le mutande! 1, 2, 3, giù sulla tazza! 1, 2, 3, liberazione! Ho capito, ho capito. Ma quando una c'ha la gonna e l'altro i pantaloni, come fate a fare giù l'indumento, giù la cosa, eh? Come fate, eh? 1, 2, 3, sfido il bottone! 1, 2, 3, giù la cerniera! 1, 2, 3, giù l'indumento! 1, 2, 3, giù le mutande! 1, 2, 3, liberazione! 1, 2, 3, il rimedio lo trovate sempre! Sì, padre! Però non è che io adesso voglio sfrupugliarvi o voglio entrare nella vostra intimità. Ma posso capire la liberazione quando dovete fare l'atto grande, ma quando è quello piccolo, come fate? 1, 2, 3, giù l'indumento! 1, 2, 3, giù le mutande! 1, 2, 3, lei sulla tazza! 1, 2, 3, liberazione! 1, 2, 3... va bene, ma non sentite anche voi il bisogno? Sì, padre! Ma non parlo di quel bisogno! Il bisogno di stare un po' da soli, di avere un po' di privacy. No, padre! Ho capito, ho capito. E meno male che li hai fatti tu, è vero, no, meno male. Ha detto qualcosa? Niente, niente, figlioli. Comunque, ho capito, fate tutto assieme. Adesso cosa volete da me? Siamo fidanzati! E questa è una bella notizia. È un amore tormentato. Figlioli, tutti gli amori sono tormentati. Ci si lascia, ci si prende, si torna insieme. Fa parte dell'amore. Ci vogliono lasciare. Ma a me che me ne importa che vi vogliono lasciare? Fatemi capire.
Io faccio il prete, confesso, andate da Maria De Filippi a dire queste cose. Ah, ma noi abbiamo peccato! In cosa avete peccato? Li abbiamo fatti corno! Ah! Non si dice! Ricordatevi sempre che siete in un luogo sacro. Li abbiamo fatti correre! Li abbiamo fatti correre! Moderate i termini. Ah! E perché avete fatto cosa non gradita e soprattutto non lecita a questi due poveri ragazzi? Perché abbiamo incontrato due pezzi di fic! Il concetto mi è chiaro, ma ripeto, moderate i termini. Sì, padre. Sì, padre. Sarà pur vero che l'uomo è un animale evoluto. Ma non è mica una bestia! Che ogni volta che incontra qualcuno zomba un gol! No, padre. E pentitevi. Sì, padre. E ora per penitenza direte 4 Ave Maria, 5 Padre Nostro e 6 Angelo di Dio. Ma non è per questo che ci vogliono lasciare. Ma me l'avete detto voi poco fa. Ma noi il peccato l'abbiamo detto a lei, mica a loro. Ah, ho capito. Quindi i due poverini non sanno niente delle cose. No, padre. Se ho capito, e glielo dovete dire. No, padre! Come sarebbe, no, padre? E che ce li teniamo cornuti e contenti? Che cosa mi avete fatto dire? Perdonami, signore, ora mi devo confessare pure io! Fate bene, padre! Vi fate poco gli spiritosi, eh? Ah, comunque, se non vi vogliono lasciare per queste corse, perché vi vogliono lasciare? Per esigenze! Che tipo di esigenze? Personali! Di chi? Di loro! E sarebbe? Quando stiamo scoprendo! Quando stiamo scoprendo nuovi orizzonti! Ricordatevi sempre che siamo in chiesa! E sì, quali sono, padre! E quali sono? Quali sono queste esigenze? Ma tu vedi che razza di domanda già fai io? La luce! La luce? Avete ragione, questa luce è un poco fioca, glielo devo dire ad Assunta che la deve un po' cambiare la lampadina. I fedeli vengono qua, si vogliono confessare, non si sentono a proprio agio. Ma non questa luce! La luce di quando noi stiamo scopando! Ho capito, ho capito! E che succede? Che succede con sta luce? Senza la luce succede di tutto! Che vuol dire di tutto? Padre! Di tutto! Figlioli cari, sarà pur vero che io sono un uomo, ma sono sempre un uomo di chiesa. Io leggo il Vangelo, non il Kama Sutra. Oh. Padre, durante il rapporto succede un gran casino. Una gran confusione. Una gran confusione. E che genere di confusione? Che genere? Quando è il momento, lui non vuole la luce, lei non vuole la luce, loro non vogliono la luce. E fanno bene, perché c'è un rincaro sulle bollette esagerato. Loro risparmiano e fanno bene. Che succede poi? E noi facciamo tutto al buio. Bravissimi, hanno anche un po' di pudore, a differenza vostra, perché non tutti quando fanno le cose fanno 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'è anche chi ha un po' di pudore, poco, ma ce l'hanno. E allora lui allunga una mano che vuole acchiappare una po', che vuole acchiappare una po', non si dice, che vuole acchiappare una zi, non si dice, e come si dice? Signore mio, un seno vuole accarezzare un seno. Lo sa anche lei, padre? Voi fate poco gli spiritosi, eh. Io cerco solo di portare la conversazione su termini più urbani e civili davanti al nostro Signore Gesù Cristo. Sì, padre. E pentitevi. Sì, padre. Oh, e poi, che succede, eh? Allora, in quel buio, in quella confusione, acchiappa sempre la testa. Il seno sbagliato. È normale, è normale. Quella mica è fosforescente. Che cosa? La ziz! Cosa mi fate dire? Il seno, il seno, il seno! Ah! Ma poi, lui come fa a capire qual è quello che gli interessa? Perché una ce l'ha a mela e l'altra ce l'ha a pera.
lui si ritrova nella mano la mela e nell'altra la pela. E la pesca! La pesca non gli piace! Non lo sappiamo! Ma che stiamo facendo la Macedonia di frutta qua, a luci rosse? È la verità! È la verità, ma ci sono tanti modi di dire la verità e voi cercate sempre quello più diretto, dettagliato, è vero? Sì, padre! E pentitevi! Sì, padre! La mela, la pera, si dice a punta o rotondo! Se ne intende lei, padre! Fate poco gli spiritosi e andiamo avanti. Fatemi capire, lui come fa poi a sapere qual è quello che gli interessa? Lui qual è? Quello a punta! Quello a punta. E come fa poi dopo a capire che è quello che vuole, che cerca, è quello a punta o rotondo? Comincia a tastare! A tastare? Sì, padre! Dove tasta? Dove capita! Capito. E poi? Tasta di qua, tasta di là, tasta più su, veniamo al dunque, veniamo al dunque! In quel gran buio, in quella grande confusione, acchiappa una cosa e comincia a gridare! Non era quello a punta. E come se era a punta? Ah, era a punta. Invece del seno aveva preso l'uccello! Ah! Anatema! 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 Che vergogna! È normale che vi vogliono lasciare, ma voi queste sembrano cose lecite, cose normali! No, padre! E pentitevi! Sì, padre! Ah, signore mio, e allora fatemi capire, no? Certo che voi la dovete trovare una soluzione, non potete andare sempre avanti così! Che dobbiamo fare? Dovete andare ognuno per i fatti vostri! Non ci riusciamo! E perché? Ci abbiamo provato! Non ci riusciamo! Ma come può essere? Qual è la causa? La telepatia! La telepatia? Sì, padre! E sarebbe? Che ognuno risponde alle domande che fanno all'altro e viceversa! E fatemi capire, fatemi un esempio. Una volta eravamo in due posti diversi, uno in un pub e l'altro a un esame. All'università? Sì, padre. Di che? Di storia. E quindi? Mentre il professore alludeva che cosa disse Garibaldi a Vittorio Emanuele sul ponte di Teano, un capone ubriaco nel pub chiedeva: qual è la pupa che viene con me? E fatemi capire, tu stavi all'università, lei al pub, insomma vi scambiavate, fino a qua ho capito. E poi come è andata a finire? Noi due siamo sempre in contatto, telepaticamente. Ah, ok. E allora? E allora il capone del pub si è sentito rispondere, obbedisco. E il professore all'università si è sentito rispondere, che fa tua sorella quando non dorme? Eh già. Perché secondo voi Garibaldi a Vittorio Emanuele sul ponte di Teano gli ha detto che fa tua sorella quando non dorme? Sì, padre! Cioè, no, padre! Ci siamo scambiati la risposta! La telepatia! Sì, padre! Ah, ho capito. E poi com'è andata a finire questa storia? Che il capone del papa si è incazzato come una bestia e ha cominciato a scassare tutti i tavoli e le sedie. E il professore all'università si è incazzato come una bestia e ha detto che se Garibaldi rispondeva così a Vittorio Emanuele, Vittorio Emanuele a Garibaldi gli faceva un cumulo di rimproveri. Ma potete usare un linguaggio più consono al luogo sacro in cui siamo? Ma l'ha detto il professore! Appunto! Se l'ha detto il professore, che lo ripetete a fare pure voi in maniera dettagliata? A me basta il concetto! Ah, signore mio! Sì, padre! Certo che voi due fate proprio una bella coppia che a volerla mettere assieme, non lo so se ci riusciamo! Sì, padre! E meno male che ve lo dite pure voi! Figlioli, io quello che vi dovevo dire ve l'ho detto. A parte di non fare più le corse, insomma, ai vostri fidanzati, io vi consiglio vivamente di farvi vedere da uno psicologo, da uno psichiatra. Ma non siamo mica pazzi! Voi no! Ma chi vi frequenta è destinato a diventarlo! Ah, io a questo punto non so più cosa dire! O meglio, una domanda ve la vorrei fare. Quando avete fatto le corse con quei due penitenti figlioli,
Com'è andata? Bene, padre! Ah, è andata bene. È stato facile, padre! E come mai, come mai? Sono gemelli! Stanno qua fuori che aspettano di confessarsi pure loro! Sono gemelli come voi? Sì, padre! Uno, due, tre! Uno, due, tre! Sì, padre! E si vogliono confessare! Sì, padre! Assunta! Assunta! Chiama un po' il vescovo! Digli che voglio andare a fare il missionario nell'Africa nera! Assunta! Don Remigio non ci assolve? Don Remigio? Ma quale Don Remigio? Io sono Don Cosimino! Non siete Don Remigio? E ve l'ho già detto, non sono Don Remigio. Don Remigio sono due mesi che non sta più qua. Davvero? Sì, il poverino mentre celebrava la messa ha iniziato a cantare pate pate pate, kere kere kere, pate pate pate, kere kere kere. Non la finiva più. Peccato. La mamma ci dice sempre che Don Remigio è tanto una gran brava persona. Un santo, Don Remigio è un santo. Che a lui si poteva dire di tutto, perché aveva tanta pazienza. Tanta, tanta, un uomo buono, buono, buono. Che solo a lui era riuscito a confessare il suo grande peccato, quello della besciamella. La besciamella? Sì, padre. Figlioli, ma... non è che vostra madre qualche volta fa anche il patè? Ce l'ha fatta una volta sola, due mesi fa. Ma sta venendo patè d'anima! E come l'ha fatto questo patè, eh? D'oca, ma però ci ho messo la besciamella. Nel patè d'oca ci va la salsa rosa. E si sono loro! Gesù mio, sono loro! Sono loro! Loro chi? Niente, figlioli, non vi preoccupate! Assunta, chiama un'altra volta il vescovo! Diglielo che l'Africa nera è troppo vicina! Voglio andare in Australia, in mezzo agli aborigeni! Assunta, ti prego, vieni, chiama! Risolita riprovincia, la risolita risagrestia della risolita richiesa, il risolito riseparì, la risolita risedia e il risolito ringinocchiatoio, un mese dopo. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Mi pento e mi dolgo dei miei peccati, Padre.
E fai bene, figliolo, chissà quanti ne hai fatti. Però io mica pensavo di arrivare a tanto. Dicono tutti così, figliolo. Io invece ci sono arrivato. Mo so fatta tu. Lo so, padre, lo so. Che ti pensi che si risolva tutto così facilmente? Lo so, padre, lo so. E più passa il tempo e più la situazione peggiora. Lo so, padre, lo so. E quando ti sembra che tutto sta per finire, ti pigli un'altra bella mazzata. Non così meno, a parte che mi potreste pure fare un po' di coraggio, Ma, scusate una domanda, ma è la vostra voce proprio così? Mi sembra da mandalia. Don Cosimì. Ma guarda Don Cosimì. Perché non siete Don Cosimì? No. E chi siete? Assunto. Assunto? Assunto, la perpetua. Oh, io stavo per dire tutti i fatti miei alla perpetua. Non vedo che male ci sto, no? Sentite, andate di là, io non c'ho tempo da perdere. Un cafone di un cafone. State accorta a come parla? State parlando con una signora. Oh, scusate, principessa. Volete annunciare il mio arrivo all'illustrissimo reverendo Don Cosimino? Voi con me l'ironia non la fate, avete capito? E voi chiamatemi a Don Cosimino, che mi devo confessare. Se confessiamo a voi, non la messa di domani, non la diciamo più. Non hai parlato di Santa Rita? Non mi toccate a Santa Rita! E chi va a toccare a Santa Rita? Non mi toccate a Santa Rita, avete capito? Che io ci faccio sempre dire la messa dal coro delle sempre verdi. E che sono queste sempre verdi? Le voci bianche in fiore? Le sempre verdi è un gruppo di signore che non si sono mai volute sposare e che fanno sempre la novena a Santa Rita. Non si sono volute sposare, Non si sono volute sposare. Certo, sono tutte come a voi, voglio dire, chi si piglia queste sempre verdi? Caffone di un caffo. E poi chi ve l'ha detto che io non sono sposata? Non lo so, intuito maschile. Non è che forse... mi fate seguire. State tranquilla, signore. Io mi voglio troppo bene. Ma capone di un caffone. E poi io sono sposata. Da tanti anni. Oh. Con questa parrocchia. E avete fatto bene, avete fatto. Capone di un caffone, pentitevi. Pentitevi e venite a cantare la novena a Santa Rita. Sentite, assunto, perpetua o come vi chiamate voi. Io voglio solo a Don Cosimino. La novella te la canto un'altra volta, va bene? E poi facci due fatti vostri. Ma ve la danno la soluzione a voi. Sentite, io mi voglio solo confessare, me lo volete chiamare Don Cosimino? Non ci posso fare niente. Ma voi non dovete fare niente, mi dovete solo chiamare Don Cosimino. Impossibile. E che ci sta di tanto impossibile? Non ci sto. Chi? Don Cosimino. E dove sto? In Australia. Signor, scusate, Io sto cercando di mantenere la calma, ma voi volete prendermi? Io non mi chiamo manco morto! Cosimino non ci sta. Se n'è andato in Australia in mezzo agli aborigeni. Sentite, signore, io sto cercando di mantenere la calma, che il posto è quello che è. Ma voi non mi pigliate in giro, sennò venga là e vi faccio due uova. Che fate voi? Che fate? Voi non siete degno né di vedere la mia faccia né il mio corpo. E sai che mi perdo. Avone di un cafu. E comunque quello che è importante nella noce è il germiglio e non il guscio. Avete fatto pure la poesia. Ma voi chiamate Don Cosimino. Ve l'ho detto, non ci sta. E dove sta? In Australia. Ancora? Per mia norma e regola, io non sono abituata a dire le bugie. Don Cosimino se n'è andato in Australia in mezzo agli aborigeni, sta facendo il missionario. E perché? È venuto l'esaurimento nervoso. A Don Cosimino? Quello gli viene l'esaurimento nervoso e si mena in mezzo ai vatussi. Ci sta chi si mena in mezzo ai valium e chi si mena in mezzo ai vatussi. Signor, voi mi pigliate per fisse, Io non mi piglio manco morto, ve l'ho detto. Don Cosimino non ci sta. Si è preso l'esaurimento nervoso e se n'è andato in Australia in mezzo agli aborigeni. Ah sì? E quanto tempo è? Domani. Domani è un mese. È un mese dell'esaurimento di Don Cosimino. Ci facciamo dire la messa che è andata alle 7. Se proprio ci tenete tanto, venite pure a voi. Quello gli piglia l'esaurimento nervoso, qui ci cantate la messa. In qualche modo lo dobbiamo aiutare, no? E gli cantate la messa, quella si canta quando uno gli esaurimento gli è passato di sicuro. Ma è un cacone di un capo. E mo ve la danno pure la soluzione. Chissà quanti peccati avete fatto. È proprio per questo che sono venuto. Ma se non ci sto un prete, io come faccio? Me la date voi la soluzione? Sì, e mo ve la do io la soluzione. Insomma, un prete ci sta o mi devo assolvere da solo? Dovete aspettare. Che cosa devo aspettare? Arriva Don Emilio.
Maria, chi è Slo Nemir? L'idraulica. Oh, mi serve pure a me. Slo Nemir è il nuovo parroco, no? Vabbè, quando arriva questo Slo Nemir? Ed aspetta, sta dicendo un funerale. Ma se qua in chiesa ci sta nisciù? Sta dicendo il funerale in un'altra chiesa. Oh, mamma mia, quante cose volete sapere? Sentite, ripeto, Assunta, come vi chiamate voi? No? È bravo questo Slo Nemir. Non mi posso rispondere. E perché? Ci sta la legge sulla privacy. E manca avessi chiesto 100 euro. Vendite, avete capito? Se proprio volete, sedetevi che ci diciamo rosari assieme. Con tutte le vostre in pari, eh? Cafone di un cafone, ma ve la danno a voi la soluzione. Ma sto Don Cosimino, ma proprio mo ci doveva pigliare l'esaurimento nervoso. Quello era tanto bravo, era. I gemelli, me lo dicono sempre, i gemelli miei, papà. Noi una volta ci siamo confessati, Don Cosimino è proprio bravo. Ci ha risolto tutti i problemi. E ma non facciamo più, 1, 2, 3, a cala cala cala, 1, 2, 3, a isa isa isa, 1, 2, 3, evacua. Ma voi tenete i gemelli? Dove? Un maschio e una femmina. Che fanno sempre le cose così. Prima le facevano, da quando si sono confessati con Don Cosimino, non le fanno più. Che fanno 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prima lo facevano, ma non lo fanno più. Ditemi una cosa. Ma voi siete allergici alla besciamella? E che c'entro? Rispondete! Siete allergici alla besciamella? Sì, signora, e allora? Oh Gesù mio, sono tornati, sono loro! Ma chi è che è tornato? Sentite, voi bene dovete andare da questa chiesa, avete capito? Per noi qua non vi vogliamo. Ma vi sentite male? Sì, mi sento malissimo, io da venne. Assunta, sono tornato. Prima una cosa e arrivo subito. Ma c'è qualcuno di là? No, non c'è nessuno, fate con comodo. Come non c'è nessuno? È mezz'ora che aspetto. Io da venne, avete capito? Signor, ma per pigliare la menopausa tutto in una volta? Per pigliare tutto cosa, basta che me ne andate. Non vi basta a Don Remigio e Don Cosimino. Volete far fuori pure a Don Remigio? Che c'entra? Come che c'entra? Tu e tutta la razza tu! Eh no, questo non me lo permetto! E mi permetto io! E io no! E io sì! Assunta, ancora un minuto che c'è un signore che mi vuole parlare! Pure qua, Don Remigio! Ma chi è Assunta? Non è nessuno, Don Emilio, non vi preoccupate, il fornaio che ha portato le ostie, ma se ne sta andando. Ma tu senti anch'essa, senti, sì. Sentite, voi da qua me ne dovete andare, capito? Io c'ho Don Remigio che mi canta, me l'hai messo in cinese per mezzo di tua moglie. E Don Cosimino ricoverato al reparto Australia con gli orecchini, il trucco, le noci di cocco che fa pate, guare per mezzo dei gemelli tu. I gemelli? E tu mi vuoi far fuori a Don Remigio. Senti, io non mi voglio fare a nessuno, io mi voglio solo confessare. Vado a confessare da un altro modo. No, la parrocchia mia è questa e mi confesso qua. Ah, e allora mettiti bello comodo che ti faccio fare un bel funerale, pago io le fiori, corone e tutto pure illumina. Andiamo a vedere chi fa prima. Via da venne, avete capito? Siete anime dannate. Perché? Perché si vogliono confessare? Quello dovevano dire, che erano anime dannate. E voi siete un'anima sguaiata. Ah, e voi screanzate. E voi siete un'anima sfortunata. E voi disgraziata. Arravata. Scurnacchiata. Assatanata. E sacaterite. Solita Ari provincia, la risolita Ari sagrestia, della risolita Ari chiesa, la risolito Ari separé, la risolita Ari sedia e la risolito Ari inginocchiatoio. 10 giorni dopo. Thank you.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Allora, figliola, come ti va la vita? Come la chiavaca, padre. Cominciamo bene, figliola. Scusa, padre, scusa, ma non ce la faccio più. Ma io sono qui per aiutarti. Tu? Ma non mi fa ridere, padre. Ma che stiamo dicendo qua? Cominciamo bene. Qua non stiamo mica al cinema, che bisogna inventarsi tutte le cose. Che sei venuto a fare, allora? Padre, perché non tenevo niente a fare? Già, stiamo giocando al burraco qua, non tengo niente a fare. Io sono brava al burraco. E a me che me ne fu? No, voglio dire, che c'entra tutto questo, ecco. Perché? Scusatemi, perché? Come perché? Scusa, sei venuta tu qui a confessarti. E allora dimmi, qual è il tuo problema? Ma scusate, ma me lo dovete dire voi. Oh, senti, io questo film già lo conosco. Mi dici quello che sei venuto a fare, oppure la porta è quella e te ne puoi andare. Donne mie, e quanta fretta. Aspettano poco, fammi concentrare almeno. Ma quale Don Emilio? Quale Don Emilio? Io sono Don Remigio. Don Remigio? Sì. Tu sei Don Remigio? Sì. Quello vero? No, c'è pure quello falso. Quelle che canta le messe in cinese. Sì, ma come ti permetti? E poi chi ti ha detto queste cose? Quelle che ha confessato a mia nonna il patè con la besciamella. Oh signore, dimmi che non sono loro. Che da quel giorno mia nonna gli cucina soltanto spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Oddio, Dio, dimmi che non sono loro. Che da quando cucino io, mio figlio non è più sciupato. Oh. E non gli vengono più le bolle in faccia. Sono loro. Voi sapete, quella è allergica alla besciamella. Oh signore, ma che male ho fatto. Ma siete proprio quello lì? Sì, sono proprio quello lì, sono. Gesù, che bellezza! È tornato Don Remigio! Oh, signore, che male ho fatto! No, vi preoccupate, Don Remigio, ci sto qua io! Qui, e tu che ci fai qua? Sorveglio sull'umanità! Ma che stavi spiando? Per fortuna! Così oggi la risolviamo una volta per sempre questa benedetta storia! Ma che vuoi risolvere tu? Ma guarda, tu sei il guaio mio, capito? Sei l'origine di tutti i guai di questa parrocchia! Ti prego soltanto che io non vengo di là, sennò sei come aumenta gli guai tuoi! Ma non ti preoccupare perché ma vengo io di là! Ma su, non si va di là! Eppure questa botta di culo dove va a lassù! E come ti permetti? Con chi credi di parlare? Con la sorella di Belzebù! Ma su! Salutiamo a Sant'Arina! Non mi toccate a Sant'Arina! Io l'ho detto pure a quel disgraziato di tuo figlio, non dovete toccare né a me né a Sant'Arina! E a te non ti tocco neanche con le griglie di mia nuora! No! Dovemi, Don Gennarino mi regala le triglie! Le triglie, sì! Nemmeno con pulpa! Oh, pulpo, sì! Lo faccio bene io, pulpo! Oh, pulpo! E che fai, Fammi sentire! Don Remi, non vi preoccupate, calmatevi, ma perché tremate tutto quando state facendo tutto tremolino? Non vi preoccupate, io mi vado a prendere una bella cosa di là. Aspettatemi un minuto solo, avete capito? Un minuto è bene. E fa presto allora! Anche con che ti credi di parlare? Tu non ti preoccupare, ti aspetta a casa. Non ti preoccupare perché oggi ci dobbiamo divertire, oggi sarà tutta la felicità mia, oggi è la mia gioia. Non vi muovere donna, oggi è la mia gioia. Divertiamoci. Non ti preoccupare, ecco qua. Dovevi, aspettate un momento. Ecco qua, Don Remi, mantenete questo qua, state a corto perché si smonta, ecco bravo, shakerate, bravo, Don Remi, sei pronta a dire? A che cosa? E non ti preoccupare, che mo ti faccio vedere io, oggi ci dobbiamo proprio divertire. Divertiamoci, io tremo soltanto se mi metto annanzi a luce che la faccia è cozza cattiva. Don Remi, il polpo, cozze. Sì, ma vuole cozzo, mamma. Allora sei pronta, Nati? Sì, sono pronta. Senti questo. Santa Gidi con gli occhi marroni, donna, questo davanti a lei. Ma coglioni! No, non lo dovete dire voi. Voi scegherate solamente l'incenso. Scegherate. Dammi il gelato abituato alla lotta, fammi sparire a sta grande... Mignolo! No, Don Remi, non lo dovete dire voi, poi menate solo
Ficcano insieme uno sfaccimo tranquilla. Fatemi le cozze! Tranquilla! E voilà! San Martino dell'11 novembre, tutte le rogne sopra quell'ora e sempre! San Beatrice con la mandella rossa fare a cari, ma non sta rinda da forza! Forza! San Saturnino con tutti i parenti, mandagli in casa una trentina serpenti! Serpenti! San Margherita della Grande Contrada, fatta schiattare con un tiro sull'altra strada! Santa Bibbiana che fa le cose buone! Zacco Poleno quando si porta il salmone! Dovevi la guida! Salmone! Santo Arquato a cavallo di un muro! Ma se la mandino poco a fare! Non lo dovete dire voi! San Cristino va sparso di gigli! Ti faccio la statua se muove la pigli! San Secondini di Turci carcerati! Mandano all'inferno insieme a tutti quei dannati! San Fermelini, nazione perpetua, una bella paresa sta schifezze perpetua! Ah, San Callisto con tutte le farfalle, togli ma questa davanti alle palle! Torremi, non lo dovete dire voi! Voi mandate solo l'incenso che me la vedo io, avete capito? Non lo dovete ripetere! San Cristini con la tigre e la lonza! Fammi sparire sta grandissima stronza! Torremi! Volete finire all'inverno pure voi, state fitti! Santa Tiani che non pensi al guadagno! Metti uno squalo! Nella tua vasca da bagno! Dovemi il salmone! Lo squalo! Come lo squalo? Lo squalo! Ma va, lo squalo! Dimmi se lo tene Gennarino, mamma! Diavolo figlio! Santa Celeste dei lavoratori! Falla schiattarmi e già tanti dolori! Santa pure con una volta per la matite! Fagli venire una spaccipe gastrite! Oh, gastrite! Prendete la gastrite, lo devi! San Beniamino con la spada e la livrea! Mi sono bicarbonato qua, ma ve lo vado a prendere! Fagli venire una bella diarrea! Diarrea! Prendete la diarrea, lo devi! Oh, e allora mandate a prendere un limone! San Casimiro travoni le venti! Fanno schiattare tra mille tormenti! Santa Veronica che aiuta gli sposi! Fagli pigliare una bella trombosi! Torremi, ma che foto? Ma non c'è, Torremi! Mamma mia, sei stronzo! Torremi, dottor! Oddio! E quanto sai lo stimolo? Torremi, e venite! San Sebastiano con la lancia e il pallone, falla sta pronto per la bella stremonzia. Ah, Santa Rosalia che proteggi gli inermi, falla finita la fossa di vermi. Ma Don Remi, dove siete andati? Mannaggia! San Bartolomeo con ogni notte di pena, falla soffocare in mezzo a tutto questo incenso. Santa chiave dell'anima mia, a lei quattro infarti, a me nave Maria. San Ercolano dell'ultimo momento, portatela insieme quando votto primo vienta. Santa Ercolana dell'ultimo momento, se gli viene un efisemi non dico niente. Santa Luciana che io tanto ti adoro, falla strozzare con un bel pomodoro. Santa Vogliana con la barba rifatta, ti faccio un regalo se domani le schiaccio. Santa Aureliana che sei tanto un bel ragazzo, le capello è sempre la stanza e sarà tu cazzo. No, Don Remi, non lo dovete dire voi. Solito aria di paese, insomma quella roba lì. Il giorno dopo. Posso? Ehi. Allora, ma tieni un po'. E che è successo? Vabbè. È l'incenso, si è rotto. Vabbè, allora. Bene, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bene, figliola, dimmi, sei sposata? Sì, padre, sì. Hai figli? Sì. Quanti? Due. Gemelli? No, padre. Cucini il patè? No, non mi hai... Usi la besciamella? No, padre. Tuo marito è allergico alla besciamella? Ma non mi pare. Tua suocera è cinese? Ma è siciliana, padre. Tua suocera fa la chef? Ma era impiegata alle poste. Perfetto, faceva la chef, quindi. Allora, senti un po', ma i figli tuoi vanno al bagno insieme?
Perché dovrebbero, padre? Senti, ma tua figlia ce l'ha a mela o ce l'ha a tira? Cosa? Le tette. Ma padre, io... Senti, tuo marito somiglia a Godzilla. Ma no, se... Ti piacciono i film della mafia? No, no, padre. Hai mai no. messo una bomba da qualche parte? Ma perché mi ha preso, e padre? E il veleno nell'acquedotto? Ma io sono una brava persona. Senti, allora, senti a me, che cosa disse Garibaldi a Vittorio Emanuele sul ponte di Teano? Ma che cosa ne so io, cosa Beh, disse Garibaldi? Tua suocera scrive su Gran Gourmet. Ma cos'è? Tua suocera si inventa le ricette. Ma è diabetica. Senti, tuo marito è dimagrito. Ma perché dovrebbe? Allora, senti un po', ma i tuoi figli fanno un, due, tre, un, due, tre, ma non lo so, boh, forse... Allora, i figli tuoi fanno un, due, tre, un, due, tre... Ma può darsi quando conta? Allora, signora, senta, i suoi figli fanno sì o no un, due, tre, un, due, tre, un, due, no, tre... No, padre, io sono venuta per confessarmi. Bene, i figli tuoi sono fidanzati. Ma sono ragazzi. Anco, i figli tuoi sono fidanzati? Ma il più grande ha 8 anni, bene, padre. Bene, quindi l'altro è fidanzato. Ma a 4 anni gioca ancora con i trenini. Perfetto, senti, ma tuo marito pensa che tu hai l'intelligenza dell'uomo. Ma non credo, padre, no. Tuo marito ti voleva lasciare. Ma mi ama. Si voleva portare i figli. Ma no, padre. Senti, tua suocera ti ha mai denunciato per tentato omicidio? Ma io non sono un'assassina, padre. La tua cucina fa schifo, eh. Ma non mi pare, non credo. Senti, ma se qualcuno si impicca, tu gli dai una ricetta. Ma no, padre. A tuo marito gli escono le bolle in faccia. Ma che cosa vuoi? Senti, dare? I figli tuoi piangono. Ma i figli tuoi gridano. Ma come tutti i bambini. Ma tuo marito ti voleva tagliare gli alimenti. No, padre, no. Senti, figliola, tu vuoi essere assolta? Io voglio solo confessarmi, perfetto, padre. Allora dimmi un po', chi ti piace di più, Don Remigio o Don Cosimino? Ma chi sono? Senti, ti piaccio io. Allora, padre, la vuoi cantare la novena a Santa Rita? Non la conosco, padre. Ti piace il coro delle Sempreverdi? Ma sì, vuoi, padre, andare un po' in mezzo ai Patussi? Ma che vuoi cosa cantare la messa in cinese? Senti, ti piace le noci di cocco? Anche in Giappone? Ma no! Senti, allora, figliola, senti a me. Tu, a me, mi vuoi fare? Ma padre, ma che domanda mi fa? È brava Don Remigio, sì. Don Remigio e Don Cosimino li vendichiamo noi. Perfetto. Comunque questa qua la potete confessare, è pulita. Procedo? Sì, sì, procedete, perfetto, procedete. Perfetto. Tenetevi il libro, grazie, qua. Grazie. Io vado di là, sì. Se mi volete mi chiamate, tanto sto con l'orecchio che sento proprio qua in direzione vostra. Vai, puoi dormire sonni tranquilli, vai. Se non io, mi chiamo. Assù, vai. Me ne vai, torna va bene, me ne torno, va bene. Allora, beh, figliola, veniamo a noi. Cosa hai fatto tu di male? Padre, non lo so. Come no? Non so più niente. Come non so più niente? Io sono disperata, io voglio solo andarmene. No, come andare? Io volevo solo confessarmi, appunto, padre. Ma io dove va? Io solo confessarmi. Signora, assù, assù, questo se ne è andato. Avanti un'altra.